L'esercizio sulla tipologia B, assegnato per giovedì 30 aprile, ci offre l'occasione per riflettere ancora una volta sulla pandemia del coronavirus. Il testo che dovrete analizzare e sul quale sarete chiamati a dire la vostra è un ampio estratto dell'articolo «Evitare infezioni lasciando in pace le altre specie», scritto da due scienziati e pubblicato sulla Lettura del 19 aprile. Prima di illustrare nel dettaglio la consegna, due parole sulla tipologia B. La tipologia B della prova di italiano dell'esame di Stato consiste nell'analisi e nella produzione di un testo argomentativo. La prova si articola dunque in due sezioni fondamentali. Una prima parte di analisi e di comprensione di un testo argomentativo, in genere tratto da quotidiani o settimanali, oppure da monografie e saggi, cioè trattazioni più o meno estese di un argomento specifico legato a diverse discipline. La seconda parte è costituita dalla produzione libera, partendo dal testo di appoggio, il testo che ha analizzato, lo studente è chiamato a elaborare una riflessione personale guidata da una traccia. Lo scopo principale di questo video tutorial è aiutarti nella comprensione delle domande relative al testo che dovrai leggere e analizzare e della traccia della produzione. Per il resto ti invito a leggere la consegna iniziale che trovi nel file. Entriamo ora nel vivo del nostro esercizio. Qual è, in estrema sintesi, la questione posta dai due autori? In un momento in cui domina la frenesia della ripartenza o della fase 2, gli autori dell'articolo sollecitano, invece, un'adeguata e approfondita riflessione sulle cause di una pandemia che non è certo piovuta dal nulla. La responsabilità nell'insorgenza e nella diffusione del virus è per gran parte umana. Esaminiamo ora la prima sezione del questionario, quella dedicata alla comprensione e all'analisi partendo dalla prima domanda. Sintetizza la tesi sostenuta dagli autori dell'articolo, senza soffermarti su altri aspetti che verranno approfonditi nelle domande. Per rispondere correttamente è necessario individuare la tesi principale sostenuta dagli autori, evitando i contenuti che saranno oggetto delle domande successive. Perciò, prima di procedere alla sintesi, sarà utile leggere le domande successive. Leggiamo ora la seconda domanda. In che modo, cioè con quali argomenti, gli autori mettono in evidenza come all'origine e alla proliferazione del coronavirus abbiano contribuito in maniera decisiva la mancanza di un'adeguata informazione scientifica di base e, più in generale, un sostanziale disinteresse per le acquisizioni della scienza in materia di epidemie? Per rispondere correttamente a questa domanda bisognerà prestare molta attenzione al paragrafo introdotto dall'immagine della casalinga di Voghera. Proverbiale emblema del disinteresse dell'italiano medio verso tutte le questioni che non riguardano la sfera personale, ma l'interesse generale. Gli argomenti sono costituiti per lo più da dati oggettivi. Veniamo alla terza domanda. Spiega il significato dell'espressione «Il richiamo alla mitica casalinga di Voghera è d'obbligo». Anche quest'ultima si chiede quali siano le cause che hanno portato l'umanità a confrontarsi con HIV, eccetera, eccetera. La spiegazione è abbastanza semplice se pensiamo che la casalinga di Voghera è, come si è detto, l'immagine proverbiale dell'italiano medio che non manifesta alcun interesse per le questioni che esulano dalle quattro mura di casa e che dunque non si pone troppi interrogativi.